Andiamo a Catania, da Milano a Catania. Piero Maenza, di cosa parliamo questa notte, Piero? Parliamo di fumo negli occhi di Faele Romano, che è stato Brancati, sarà fino al 24 marzo, con Tuccio Musumeci come protagonista e con un bel gruppo di attori, soprattutto le donne Olivia Spigarelli e Concita Vasquez, e a contorno Riccardo Maria Tacci, Valentina Ferrante ed Evelyn Famà. E di cosa si tratta? Far intendere agli altri di vivere nel lusso, nell'agiatezza, mentre in realtà si fa fatica quasi a sopravvivere, ad avere il necessario. È il motto un po' della società dell'apparire. E quindi gettare fumo negli occhi, quindi avere una tenuta da cavallerizza ma non andare a cavallo, comprare un'antenna da mettere sul balcone ma non avere il televisore, oppure inventarsi un weekend a Capri perché la vicina si è inventata, ma loro non lo sapevano, un weekend a Taormina. E quindi restarsene chiuse in casa per non farsi scoprire dai vicini che non sono partiti. E invece arriva il ladro a casa e fa scoprire tutto in marchingegno. È solo che anche la vicina gettava fumo negli occhi. Ovviamente è una commedia recitata sopra le righe con una serie di gag. Il pubblico ha riso tantissimo, anche se la morale è ben precisa: meglio vivere in maniera dignitosa che al di là delle risorse che si hanno effettivamente. Infatti, il marito della vicina si permetteva quella vita perché sottraeva denaro nel posto di lavoro dove lavorava e quindi finirà in prigione. Questa è la morale, ripeto, applausi, molto gradito dal pubblico, bravissimi gli attori, risate a crepapelle, soddisfatti per lo spettacolo. Da Catania, grazie Maenza, andiamo a Napoli.